sera, un gruppo diocesano dei lettori, anche se veramente non siamo tutti quelli che potremmo essere, ma quest'anno non ci saranno altri incontri specifici per i lettori. È un progetto di formazione in vista del sinodo, per cui saranno sospesi gli incontri diocesani di formazione per i lettori e non ci saranno delle proposte unitarie, perché riteniamo che sia importante la nostra formazione quest'anno è cominciare a prepararci con tutta la diocesi all'evento, al cammino, al percorso sinodale. Allo stesso tempo però non vuol dire che non c'è l'impegno dei lettori e che non c'è un impegno diocesano a favore dei lettori, però sarà orientato in maniera differente. Quindi non tanto impegno di formazione con un incontro unitario personale, ma un percorso in cui vogliamo un po' capire meglio, raccogliere le forze, raccogliere energie, raccogliere le disponibilità, rinsaldare quello che in questi anni si è avviato. Allora, il nostro incontro qui si articolerà in cinque flash, cinque nodi fondamentali. Non sono cose nuove anche perché l'anno sinodale non è l'anno in cui si propongono cose nuove, ma in cui si fanno quelle cose vecchie che non si sono mai fatte. Almeno questo sarà per noi il lettore, no? Quindi nella liturgia mi pare che dovrà accadere qualcosa, non cose nuove, ma a recuperare alcune cose incompiute e portarle al loro compimento. Lasciare che lo Spirito agisca fino in fondo. Cinque punti che dovremo affrontare sono qualificare il servizio, che ne parlerò io, gli ostacoli da superare, anche di questi parlerò io, Don Claudio parlerà del coordinamento diocesano e Selvino parlerà il lettore chiamato ad annunciare, è un aspetto, e l'altro aspetto è il rapporto, la relazione, l'esistenza del lettore istituito, visto tra l'altro che oggi, per chi avrà la possibilità, assisteremo all'istituzione di nuovi lettori, e il lettore istituito e il lettore di fatto, o meglio, lettore non istituito. Questi sono gli aspetti che io cercherò un attimo di evidenziare. Quindi il lettore chiamato ad annunciare, vedremo che cosa significa, cosa c'è sotto, e lettore istituito e lettore non istituito. Allora, la scaletta sarà più o meno questa, io parlerò, introduco col primo nodo fondamentale, qualificare il servizio. Don Claudio poi parlerà dell'aspetto, particolare molto importante del qualificare il servizio, che è il coordinamento diocesano. Poi parlo in balza a me, parlerò degli ostacoli da superare e infine Selvino concluderà aprendoci la prospettiva sul lettore chiamato ad annunciare con questa pulce nell'orecchio del lettore istituito, che potrebbe essere un'opportunità anche per la nostra diocesi.